Allora, ecco le ultime novità sul calciomercato, il servizio di Amedeo Goria. La nazionale italiana è vice campione del mondo. I rigori sbagliati da Baggio e Baresi e le lacrime del libero azzurro rimarranno a lungo impresse nella memoria degli sportivi. Ma immediata cresce la voglia di rituffarsi nelle vicende del campionato. Il sogno sarebbe stato incontrare nei primi turni squadre di interregionale, ma quel dannato del computer ha preteso che si fronteggiassero solo formazioni di Serie A. È la Juventus che cattura le maggiori attenzioni del pubblico. Il passaggio di consegne tra l'avvocato Agnelli e suo fratello Umberto ha rivoluzionato la società bianconera. Nasce la triade. Roberto Bettega è il vicepresidente. Antonio Giraudo è il nuovo amministratore delegato. Mentre a Luciano Moggi viene affidato il ruolo di direttore sportivo e la squadra viene profondamente rinnovata. Ma io, sai, per carattere mi piace partire con le luci spente e senza clamori. Anche l'Inter svolta. I nerazzurri puntano su Pagliuca, pagato 15 miliardi, e salutano due bandiere, Zenga e Ferri, che si trasferiscono alla Sampdoria. Pochi comunque i colpi di mercato in una stagione dove si segnalano una serie di stranieri tutti da verificare. Il Genoa si assicura a costo zero il giapponese Miura. La Fiorentina per la difesa punta sul brasiliano Marcio Santos. Mentre un Napoli sempre più in crisi chiede al colombiano Rincón di risollevarne le sorti. Continua intanto l'escalation della Lazio di Cragnotti, che nomina presidente Dino Zoff e affida la panchina a Zeman. Mi auguro che si riesca a riempire lo stadio, che si riesca a far venire la gente al campo, che si riesca a far seguire la Lazio. Le amichevoli, sempre più prestigiose, e la Supercoppa italiana, ancora una volta vinta dal Milan, fanno da preludio al campionato, che vede molti giovani ai nastri di partenza, tra cui Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Si parte il 4 settembre e ci sarà una novità regolamentare che si preannuncia rivoluzionaria. La vittoria, d'ora in poi, vale 3 punti. Se siamo qua è perché noi abbiamo fiducia, dobbiamo avere fiducia nel futuro. Dobbiamo garantire a quelli che amano il calcio che siamo pronti per il prossimo campionato. E siamo pronti. La Juventus volta pagina e riparte da Marcello Lippi, che tanto bene ha fatto con il Napoli. Arrivano a Torino Ciro Ferrara, Fusi e Paolo Sosa. I bianconeri diventano un rullo compressore col tridente Vialli, Baggio, Ravanelli. E poi nelle retrovie scalpita un giovane, Alessandro Del Piero. Il Milan, esaltato dalla Coppa dei Campioni, ha lasciato pressoché immutato l'organico, ma è pur sempre il dominatore delle ultime 3 stagioni. La Lazio con Zeman è sempre più spettacolare e sempre più protagonista. Con l'attacco Casiraghi, Boxic, Signori, i numeri giusti li ha proprio tutti. Sempre più solido il Parma di Nevio Scala, con Dino Baggio e Crippa a centrocampo e Zola e Asprilla in attacco. Ormai, praticamente, è pronto a volare. La Roma di Mazzone invece fa perno sul difensore Aldair, sul centrocampista Terna e poi su Giannini e sulla coppia d'attacco tutta sudamericana Balbo-Fonseca, due attaccanti che possono contare sugli inserimenti laterali di Carboni e Moriero. La Fiorentina di Ranieri, appena risalita dalla Serie B, ha un uomo dei sogni che si chiama naturalmente Gabriel Batistuta. Col portoghese Rui Costa a costruire gioco e un paio di elementi di spessore come Robbiati e Di Mauro intende recuperare il tempo perduto, ma insomma per Cecchi Gori ci sarà da aspettare ancora un po'. Sempre frizzante, infine, la provincia, col Bari di Tovalieri che prova un po' a fare il guastafeste, col Padova del chitarrista calciatore americano Alexi Lalas e con il Torino di Abedi Pelé, l'ultimo talento approdato nel nostro campionato. Poi nulla. Il primo se li porta a casa, la strada per lo studio. Buona stabattevole, mezzo miliardo di incasso, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arbitro Matei. Ma anche con ordine e intelligenza. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. A Parma si gioca il 5° minuto del secondo tempo, invariata la situazione, il Parma conduce per 1-0, ha segnato Fernando Couto al 20° minuto. A voi Firenze. Si gioca da 3 minuti all'Artemio Franchi, nella Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0 contro il Cagliari. Linea Bari. Qui a Bari siamo al 3° minuto, 18 secondi, Bari 0, Lazio 1, linea Roma.
Quarto minuto l'Olimpico, Roma 1, Foggia 0, il gol nel primo tempo di Totti. Terzo gol della Sampdoria, grande azione di Melli, cross al centro, velo di Lombardo per Plat, gran destro e palla in rete. Quando siamo giunti al settimo minuto, Sampdoria 3, Padova 0, linea dallo studio. Aggiornamento da Napoli, Napoli-Reggiana. 4 minuti nella ripresa, 0-0 a San Paolo tra Reggiana e Napoli. E riprendiamo con la scaletta normale da Brescia. 0-0 tra Brescia e Juventus, linea Torino. Allo stadio delle Alpi si gioca da 11 minuti nel corso della ripresa, risultato invariato, sempre l'Inter in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno al 42esimo del primo tempo da Ruben Sosa. La linea va a Parma. A Parma il 14esimo e attacca ancora il Parma, Zola recupera ancora il pallone, siamo in piena area di rigore, parte il tiro di Zola, il raddoppio di Gianfranco Zola, nulla da fare per Turci. Attenzione, è Brescia che deve intervenire per segnalare il vantaggio della Juventus, il gol dunque realizzato da Conte sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Roberto Baggio. Dunque ripetiamo, Juventus in vantaggio per 1-0 sul Brescia al decimo minuto di gioco. A te la linea. Quarto gol della Sampdoria, splendida punizione dai 30 metri di Mihajlovic, quindi al 23esimo, Sampdoria 4 Padova 0, linea Dotto. A Parma concludo ricordando il punteggio, Parma 2, Cremonese 0. Pareggio del Foggia, pareggio del Foggia con Colivano, 22esimo, Roma 1 Foggia 1. Scusami, è Firenze che interviene poiché c'è un calcio di rigore a favore del Cagliari per un fallo commesso dal portiere della Fiorentina Toldo su Valdés che si era smarcato. Ricorso obliquo a quella di Herrera che spiazza per un attimo il portiere e segna il pareggio per il Cagliari. Dunque il Cagliari ha pareggiato 1-1 quando siamo al 30esimo. Brescia-Juventus. Siamo al 33esimo, attacca ancora il Brescia, Juventus in vantaggio per 1-0. Fiorentina di nuovo in vantaggio con Batistuta al 34esimo e sentite l'urlo dei tifosi viola. 2-1 contro il Cagliari. Linea di nuovo a Riccardo Cucchi. Il Brescia ha pareggiato esattamente al 35esimo. Sinistro da parte del numero 7 bresciano, dunque 1-1 a Brescia tra Brescia e Juventus, a te forma. Raddoppio dell'Inter con Bergkamp, micidiale ancora il contropiede, il giocatore olandese è entrato in area e poi con un diagonale raso terra ha trafitto Pastine. Quindi al 45esimo il raddoppio dell'Inter, autore del gol Bergkamp. Gol di Carbone, il Napoli è in vantaggio sulla Reggiana, ripeto il gol è di Carbone, il minuto è l'89esimo. Napoli 1, Reggiana 0, a voi la linea. È finita la partita di Firenze, la Fiorentina ha battuto il Cagliari per 2-1, linea Provenzale. Finale anche l'Olimpico, Roma e Foggia 1-1. Finale anche a Bari, Lazio batte Bari 1-0. E intanto si è concluso il confronto di Brescia dopo 3 minuti di recupero 1-1. La linea Provenzale. Napoli-Reggiana. Proprio in questo istante, mentre la palla finisce fuori, l'arbitro decreta la fine della partita. Napoli batte Reggiana 1-0, linea allo studio. Parma-Cremonese 2-0-1, Sampdoria-Padova 5-0-1, Torino-Inter 0-2-2, Milan-Genoa si giocherà questa sera alle 20:30. Vediamo la prima classifica che è abbastanza curiosa perché presenta 7 squadre a 3 punti, Sampdoria, Inter, Parma, Fiorentina, Lazio, Napoli, alle quali si è aggiunto il Milan. Fenomeno, contribuente. No ragazzi, mi raccomando, Cioè, siamo d'accordo, non mi fate fare figure adesso che è la mia prima volta, vediamo di capirci, allora partiamo? Partiamo. Benvenuti alla 2061esima puntata della Domenica Sportiva! Parte subito in quarta il primo campionato dei tre punti e nelle prime due giornate non si registra nessuno 0-0. Risulta imprendibile per Buonaiuto. Il 3-1 di Batistuta è un lungo sussurro. Martempiero e il suo gol è un autentico gioiellino. Van Schip non perdona, sinistro magico. Il primo pareggio a reti bianche infatti arriva solo al terzo turno tra Brescia e Inter. È il Parma la squadra che prende la testa fin dalla prima domenica. Nevio Scala può contare su un impianto di gioco ormai collaudato e reso ancora più efficace dagli inserimenti di Fernando Couto in difesa e Marco Branca in attacco. Zola è più che una certezza, mentre Faustino Asprilla ha un inizio di stagione scoppiettante. Per lui, gol e capriole.
Io credo che è una squadra che può ancora crescere, concediamo ancora molte palle gol, come giustamente dicevano qui in studio. Bisogna lavorare tanto perché abbiamo delle potenzialità e se cambiamo mentalità possiamo veramente fare meglio delle grandi e vincere questo benedetto scudetto che tutti a Parma aspettiamo. L'altra squadra che convince in questo inizio di stagione è la Roma. Ma quanto vi volete bene, tu e Fonseca? Beh, andiamo d'accordo, andiamo alla grande, no? Sia in campo sia fuori. Cioè, si è fatta un'amicizia molto bella, ci teniamo molto noi due, quindi ci aiutiamo a vicenda. Questo penso è una cosa molto bella. I gol di Abel Balbo fanno la differenza. E in più dal vivaio spunta un giovane sul quale Carlo Mazzone è pronto a puntare a occhi chiusi. È Francesco Totti, appena 18enne. Una notazione particolare per Totti, che a 18 anni si conferma sempre di più giocatore maturo e per alcune circostanze decisivo, come ha visto oggi. Sì, sono giocatori bravi, c'è uno spirito differente, c'è molto entusiasmo. Direi c'è anche un pizzico di fortuna che l'anno scorso non abbiamo mai avuto. Alla sesta giornata la formazione giallorossa guida da sola la classifica, complice la prima caduta del Parma per mano di Mancini, che segna il suo 100° gol in blu cerchiato. Mannini per Mancini, guardate come solo Mancini, tocco vellutato di destro, terzo gol per la Sampdoria. Eh sì, tutto merito mio, dice Mancini al suo pubblico. Le grandi soffrono, l'Inter è quella che sta peggio. Il successo iniziale a Torino e il ritorno al gol di Bergkamp illude il popolo nerazzurro. Mai più in panchina? O se capiterà fa niente? No, io voglio giocare. Immediata arriva la doccia fredda dopo la sconfitta con la Roma e il pareggio a Brescia. Poi l'acuto con la Fiorentina prima del pareggio nel derby d'Italia con la Juve. E noi dobbiamo essere una squadra umile, concentrata contro qualsiasi avversario, specialmente contro la Juventus. Così è stata, abbiamo fatto un'altra prova di carattere, quello che vuole il nostro allenatore. Alti e bassi per la squadra di Bianchi, che alla sesta crolla contro il Bari. Guerrero e Tovaglieri ammutoliscono San Siro e mettono in mostra un'esultanza tutta particolare. Il trenino. Quest'andazzo che c'era già negli altri anni, che è una partita buona, due no, una buona, due no. I giocatori che dovrebbero fare il salto di qualità li sto ancora aspettando, è inutile nascondersi dietro tanto. La Juventus dà l'impressione di essere ancora alla ricerca della sua identità. Marcello Lippi punta molto sul gioco offensivo e propone il tridente d'attacco con Vialli perno centrale. Segna Vialli, segna Baggio, che vuol dire? Che abbiamo fatto due gol. Le contraddittorie prestazioni della Juve non convincono Umberto Agnelli e dopo la sconcertante sconfitta contro il Foggia alla sesta giornata anche i tifosi protestano. Il 2-0 subito in Puglia rischia di far saltare in aria i piani di rilancio della Juventus. Dobbiamo guardare quello di negativo che abbiamo fatto ed è molto oggi. Questa è la cosa che preoccupa, l'approccio mentale con la partita. Tic tac, toc, lenti nella manovra, prevedibili. L'approccio mentale, l'approccio con la partita che è stato sbagliato. Il Milan campione d'Italia è irriconoscibile. Praticamente immobile sul mercato, la società rossonera punta tutto sulla voglia di riscatto del figliol prodigo Gullit. È ritornato quello di sempre, più sereno e più tranquillo, parlando subito del Milan e sempre del suo Milan. Lo spogliatoio denuncia qualche crepa e la tenuta nervosa ne risente. Si spiegano così le sconfitte esterne con la Cremonese e con il Padova. Ritengo che nel primo gol c'era fuori gioco nettissimo di Maniero e credo che a questo punto ci converrà non giocare più come fuorigioco. È festa grande alla Appiani per la prima vittoria stagionale dei Veneti. Formazione guerriera il Padova guidato da Mauro Sandreani, tecnico ancora sprovvisto di patentino. In panchina va allora Gino Stacchini. Beppe Galderisi è il centravanti che fa coppia con Filippo Maniero.
mentre un gruppo di esordienti costituisce l'ossatura della squadra. Chi stupisce veramente in questo primo scorcio di stagione è Alexi Lalas, l'americano. Saluti e ringraziamenti di Lalas a Capello, mentre in tribuna i tifosi del Padova fanno festa. anni, 250 milioni di ingaggio e altrettanti per il cartellino. C'è anche Buffalo Bill, Alexi Lalas, 24 anni difensore. L'americano ha fatto bene ai mondiali. Un'esperienza al mondiale in patria così positiva da far decidere al Padova guidato da Mauro Sandreani di importare in Italia il primo giocatore statunitense della storia. Alexi Lalas, the best singer of the championship, il miglior cantante del campionato. USA 94 lancia in orbita un difensore disponibile ad esibirsi ogni volta che può con la chitarra. Ciao Bella, come stai? Lo fa anche alla Domenica Sportiva e di colpo sembra di essere su Domenica In. Ci sarà da lavorare parecchio. Non è facile giocare in Italia, soprattutto per un americano. Prima di tutto dovrò farmi valere sul campo. Le prime giornate di campionato generano il sospetto che, al di là della simpatia del personaggio, l'acquisto sia del tutto ininfluente per aumentare la qualità del reparto arretrato del Padova. 9 undicesimi che hanno esordito in Serie A, quindi lo dice lunga su magari le ingenuità che si possono fare. L'esordio è scioccante. A Genova contro la Sampdoria è un vero e proprio naufragio. La difesa sbanda pericolosamente e incassa 5 reti. Eppure, l'americano che ricorda il generale Custer non si perde d'animo e spiega la disfatta in termini musicali. La Sampdoria ha suonato troppo forte, noi non siamo riusciti a tenere il ritmo. La musica non cambia nelle giornate successive. I veneti si presentano alla sesta giornata per il confronto con il Milan con 15 reti sul gruppone, una media imbarazzante. Peggio ancora si comporta la difesa, arrendevole e arruffona. E due soli motivi di consolazione. Il pareggio conquistato a Napoli dopo un poker di sconfitte consecutive e la sensazione che Lalas sia decisamente più affidabile da quando il tecnico non gli fa più fare il libero. La squadra ha giocato molto bene, con determinazione e mostrando tenuta fino alla fine della gara. I rossoneri non perdono a Padova dal lontano 1960. Ma ad uno Yankee, nel corso storico, nello scudetto che esibiscono sul petto i milanisti, impedisce di sognare in grande. E difatti, al minuto 23, sebbene Mister Capello si lamenti alquanto per una situazione che ritiene di fuorigioco, arriva il vantaggio del Padova, che spiana la strada ad un clamoroso successo per 2-0. Piatto destro di Alexi e palla che corre beffarda e lenta in fondo al sacco. Roba da far godere, più di uno scatenato motivo rock. Finale dedicato allo statunitense Lalas. È già un personaggio, ma lui fa il modesto. No, io solo un piccolo giocatore nel mondo del calcio. I capelli posso tagliarmeli. In nazionale Milutinovic me l'ha imposto e mi sono adeguato. Ma la barba no. Io ce l'ho dai tempi del liceo. Il pullman che ci portava a scuola lo guidava un uomo che aveva la barba fino alle ginocchia. Era grande e grosso. Era un tipo calmo. Sembrava un filosofo. Io mi ispiro a lui. La clamorosa vittoria del Padova mette ancora una volta in risalto una provincia che non smette mai di stupire e che ha nel Parma il suo rappresentante più qualificato. È la formazione giallo-blu a comandare la classifica, con pieno merito e legittime ambizioni. Veramente feste grandi per i giocatori del Parma.
specie dopo l'affermazione nello scontro diretto con la Roma e il doppio confronto di San Siro, prima col Milan, poi con l'Inter. Io ho ricevuto una lettera di un signore, una lettera che ho fatto leggere a tutti i miei compagni e che ci ha colpito tantissimo. E noi appunto come squadra vorremmo dedicare la vittoria, io il gol, al signor Piero Piazza, il quale tempo fa ha perso il figlio che era un tifoso, un grosso tifoso del Parma. Si stacca la Roma, che denuncia un evidente calo e soffre le ripetute assenze di Giuseppe Giannini. Il rientro a pieno titolo del capitano coincide con la grandissima affermazione nel derby che la Roma fa suo dopo 2 anni e mezzo. Io ho chiesto solamente una cosa: di giocare la partita per vincere o per perdere, senza mezzi termini, perché solamente così potevamo reggere il confronto con la Lazio. Cresce nel frattempo la Juventus, che all'11ª giornata è seconda a un punto dal Parma. Le sberle di Foggia hanno fatto bene. Lippi cementa il gruppo e sposa senza più ripensamenti il tridente offensivo. La Juventus è molto cinica, spietata, molto precisa, ha giocato bene in contropiede, ma non solo in contropiede. Al resto pensano i fuoriclasse che vestono il bianconero, su tutti i vialli, in gol contro la Cremonese, con una rovesciata da Cineteca. Il grande gol di Vialli. Oggi sei un fenomeno, domani sei un brocco, forse c'è qualcosa di sbagliato, in questo però sono le regole del gioco, bisogna accettarle. Si risveglia anche Roby Baggio, che firma il successo sul Milan e con il gol numero 104 sorpassa Michel Platini. Roberto Baggio raggiunge Platini a quota 104 nella classifica marcatori con la maglia della Juventus. Sì, sono 104 gol, questo mi fa piacere, però non mi voglio fermare qui, per cui spero e sono sicuro di superare Platini in questo. Milan e Inter invece hanno già il fiatone. Il deludente 1-1 nel derby della Madonnina è lo specchio fedele di una stagione che vede il calcio milanese in secondo piano. Avete disputato un derby sicuramente, si dice così, Marco, di contenimento. Ma di contenimento fino a un certo punto, perché nel secondo tempo abbiamo avuto 2-3 contropiedi che potevano chiudere la partita, molto probabilmente è quello che volevamo noi. L'Inter non decolla e la classifica si fa sempre più precaria, specie dopo la sconfitta di Marassi col Genoa. Bianchi, un ottimo primo tempo, questi ragazzi che crescono, questi ragazzi che talvolta sbagliano, ma che onorano però questa maglia. Sì, sì, è vero, peccato, nel momento migliore dove non si stava bene il pareggio abbiamo fatto il secondo errore. Brutta aria anche in casa Milan. La sconfitta con la Juve mette in crisi la difesa rossonera. Lo spogliatoio si spacca e Gullit, sdegnato, torna alla Sampdoria. Qual è il problema del Milan? Una certa concretezza sotto rete. Gli manca la fiducia, ha perso tanta fiducia. Manca l'uomo gol, che questo sarebbe Van Basten, secondo me. Soffiano venti di crisi al Milan e l'arrivo di Alessandro Melli non rimette in carreggiata i rossoneri, staccati di 11 punti dalla vetta. Sì, ma non è finita, eh? Nei quartieri alti della classifica viaggiano invece Lazio e Fiorentina. Il gioco di Zeman regala sempre e comunque tante emozioni ai tifosi biancocelesti. L'attacco della Lazio corre veloce grazie anche a Rambaudi, riunitosi al gemello Signori dopo gli anni al Foggia. Boxic completa il terzetto, mentre Casiraghi, quando entra, mette a segno gol importanti. Però quello che è successo a Juventus e Inter, spero, mi auguro che non succederà a noi, però nel calcio ci sta. Meglio ancora sembra fare la neopromossa fiorentina, galvanizzata dai gol di Gabriel Omar Batistuta,
che segna ininterrottamente dalla prima giornata. E viola si aggrappano all'antico, e cioè a quel Gabriel Batistuta, capocannoniere non per caso. Ma Batistuta non ha ancora segnato, di palle giocabili non ne ha molte, e allora l'argentino fa tutto da solo. I record sono fatti per essere battuti. Batistuta alla San Paolo segna per la decima volta consecutiva, come riuscì a Pascutti nel 62. Batistuta, il re leone che incanta la curva Fiesole. Si sta lavorando molto bene, tutti hanno tantissima voglia, questo fa che quando siamo in campo diventiamo veramente amici. Batistuta, dopo 11 domeniche consecutive sempre a bersaglio, si ferma nella giornata in cui la sua Fiorentina torna a far visita alla Juventus. È domenica 4 dicembre e il popolo viola esulta per l'1-2 firmato da Baiano e Carbone. È Baiano che torna al gol dopo più di un anno e mezzo. La Juve sembra al tappeto, fino a quando Vialli decide di prendere per mani i compagni. Ravanelli, Vialli, implacabile sullo stacco anticipando Marcio Santos. Siamo al 28esimo minuto, osservate la grinta di Gianluca Vialli. Ma c'è lo spazio per il cross? Si crea una mischia all'altezza del dischetto, la palla finisce a Vialli, implacabile del 2-2. 101esimo gol per Vialli, osservate, capopopolo. Su un match però sta per avventarsi Alessandro Del Piero, che a 3 minuti dalla fine inventa un fantastico pallonetto in corsa. Un gioiello di rara bellezza che lascia di sasso Toldo e dà alla Juve i 3 punti della vittoria. E poi osservate questa scena molto bella, tra qualche istante addirittura arriverà a far mucchio anche un anonimo tifoso che viene però prelevato subito dal servizio d'ordine dello stadio. La gioia è veramente collettiva. Gli uomini di Lippi, ancora con una gemma di Del Piero, si sbarazzano anche della Lazio all'Olimpico e scavalcano il Parma. E qui la prodezza, un gioiello straordinario da parte di Del Piero per il 3-1. Un gol di magistrale fattura, vale la pena di rivederlo. Si infila tra due avversari, mira l'angolo più lontano, 3-1. Tutto bene, ma non speravi neanche tu così tanto, forse? Beh, è andata bene, adesso siamo in testa. Non dobbiamo tener conto della partita da recuperare, dobbiamo continuare il nostro cammino senza quella partita e poi una volta che la recupereremo si vedrà. Gli emiliani sono a un punto, ma già la domenica successiva tornano al comando grazie al pari casalingo dei bianconeri con il Genoa. 1-1 ragazzi, dai ragazzi, così pensiamo a noi però, Si arriva dopo la pausa natalizia all'attesissimo confronto tra Parma e Juve. Io credo che tutto dipenda dal cervello. Quando i ragazzi vanno in campo con l'entusiasmo che hanno in questo momento, non c'è stanchezza fisica che possa ostacolarli. Sostengo da sempre che la stanchezza mentale è quella più difficile. Il primo se li porta a casa, la strada per lo scudetto. Ed eccovi nuovamente collegati con lo studio centrale di Milano, stanno per avere inizio i secondi tempi e la linea subito a Sandro Ciotti a Parma. Palla al Parma che sta per dare inizio alla ripresa, vediamo che Ceccherini consulta pista ai suoi collaboratori, cioè i guardalini, la CTR Amiconi. Prima di dare il via a questa ripresa con le squadre ancora ferme sul risultato di partenza di 0-0. E tutto, ci risentiremo tra poco a linea all'Olimpico. Le squadre sono entrate sul terreno di gioco da pochi secondi, non è dunque ancora iniziata la ripresa. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso sullo 0-0 tra Roma e Bari. Linea Torino. Secondo minuto della ripresa con il Torino in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina. Ti devo interrompere da Parma, Dino Baggio ha portato in vantaggio la formazione di Scala. Si è inserito in area dalla destra, ha sferrato un destro in corsa impeccabile che ha collocato la palla nell'angolo opposto a quello di tiro. Tutto questo è accaduto al 12esimo, 1-0 per il Parma, linea foglianese. 1-1 tra Cagliari e Inter al 16esimo minuto. Parma. Effettuato il lancio verso Sousa, il portoghese della Juve indirizza palla verso l'area piccola e poi termina in rete.
Galli ha sbagliato nettamente l'uscita, anche perché disturbato da compagni e avversari. 1-1 quindi la situazione mentre si gioca il sedicesimo al Tardini. Abbiamo deciso di giocarci la partita alla pari, senza nessun timore, senza nessun problema, senza nessun attendismo. Ravanelli ha portato in vantaggio la Juve, uno scatto di Vialli nella posizione di alla destra, cross molto calibrato verso Ravanelli che di testa ha impattato la palla, mettendolo nell'angolo a mezza altezza alla destra di Giovanni Galli. 2-1 quindi la situazione per la Juve al 25esimo, linea che stava parlando. Balbo per la Roma. Esattamente al 24esimo, Roma in vantaggio sul Bari per 1-0, a te la linea. Al 31esimo del secondo tempo è sempre parità tra Cagliari e Internazionale 1-1. Scusa Foglianese, rigore per la Juve, si accinge a batterlo Ravanelli, tiro e rete. Juventus 3, Parma 1, linea Roma. 1-0 in favore della Roma al 40esimo, mentre Roma attacca ancora. Area di rigore, Totti, pallonetto, palla e rete. Fontana è superato, preciso pallonetto del freddissimo Totti. 2-0 all'Olimpico per la Roma sul Bari. È finita la partita del Delle Alpi, il Torino ha battuto la Fiorentina per 1-0. Ricordo il gol di Pessotto al 35esimo, a te la linea. E do il finale del Tardini, 3-1 per la Juve, a te la linea. La linea va a Roma, si dà la conclusione della partita. In questo preciso istante il signor Cesari dichiara concluso il confronto. Dunque all'Olimpico Roma batte Bari 2-0. Vediamo la nuova classifica per quanto riguarda la Serie A. La Juventus ha 33 punti, il Parma 31, la Roma 27, la Fiorentina 26, Lazio 25. La Sampdoria-Lazio verrà giocato questa sera con inizio alle ore 20:30. La Sampdoria supera di slancio la Lazio, doppietta di Plat e Signori sbaglia un calcio di rigore. Penso che la squadra è forte. Siamo sesti, penso settimo in classifica, dobbiamo salire, non dico che dobbiamo vincere lo scudetto, però dobbiamo essere molto più alto in classifica. Rispetto agli altri anni, molti problemi in meno anche tra voi? Sì, sicuramente, veramente un buon gruppo, il mister, questo è stato molto... Non ti sbilanciare molto sul mister perché ha il telefono, quindi adesso... Ah sì, è stato molto bravo a creare un ambiente giusto e effettivamente la nostra squadra è composta da bei ragazzi che spesso si trovano anche a cena e quindi c'è la voglia anche di stare insieme al di fuori del calcio. Corre veloce la Juventus e gioca bene. Ravanelli non placa la sua fama di gol e ne fa due anche alla Roma la domenica successiva, quella che conduce i bianconeri al traguardo di metà stagione. Regina d'inverno. Sta per calciare, tiro, gol! Doppietta di Ravanelli. Avete vinto lo scudetto? No, non ancora. È un libro core da scrivere. Su Roma Juventus è un libro core. È ancora nel cuore Turone o ve lo siete ormai dimenticato? No, non si scorda mai Turone. Dobbiamo ripetere questa partita per forza, per forza. Gliene famo tre, noi tre. Che diresti in questo momento ai tifosi della Roma? Un messaggio? Niente da dire, tornate a casa. La Juve appare realmente la squadra più in forma. Lippi fin qui ha lavorato benissimo sia sui muscoli che sul cervello. Il campionato però continua a regalare sorprese e nell'ultima giornata d'andata arriva la sonora sconfitta per 3-0 con il Cagliari, che sta vivendo una stagione straordinaria, abilmente guidato dal tecnico uruguaiano Tabárez. Quale titolo daresti domani sul giornale per Cagliari-Juventus di oggi? Un titolo così, ma diciamo il Cagliari, un bel Cagliari e una Juve da dimenticare. Cade la Juve e ne approfitta subito il Parma, che regola il Napoli per 2-0 e si riporta a un punto. La Juventus oggi ha perso e lei è ritornata in corsa per lo scudetto. Ma vede, io non piango delle disgrazie, oppure non sono felice per le disgrazie degli altri. La Juve non ci riguarda, la Juve fa un campionato per conto suo. Se dovessimo fare la corsa sulla Juve avremmo già perso in partenza. Quindi io guardo in casa mia, mi dispiace per la Juve che abbia perso, però quello che ho detto prima lo ripeto, questo non è il mio Parma e in settimana credo che dovremo risolvere molte cose. Che campionato!
Arrivati al giro di boa, la Reggiana e il Brescia sembrano già spacciate, ma preoccupa anche la situazione dell'Inter, che perde a Padova e chiude il girone d'andata a 21 punti, a sole 4 lunghezze dalla zona retrocessione. Il primo gol in Serie A arriva contro l'Inter, vale 3 punti e una gioia sfrenata. Protagonista Massimiliano Rosa, classe 70, difensore. E lui a beffare la squadra di Ottavio Bianchi. La lotta per la salvezza fa saltare varie panchine. Il Genoa all'undicesima giornata ha sostituito Scoglio con Marchiolo. Là su Thomas! È finita, ragazzi! Vai vicino a Thomas! Vista! È finita, ragazzi! Mentre ha già dato i suoi frutti l'avvento di Sonetti, che dalla quinta giornata siede sulla panchina del Torino e grazie a un super Rizzitelli è riuscito a vincere il derby della Mole. Credo che la squadra così in questo momento c'ha la gioia, come dicevo altri colleghi, c'ha la gioia di giocare a calcio, di non aver paura di nessuno, e lo sta dimostrando partita dopo partita. Credo che sia la forza del Toro in questo momento. 29 gennaio 1995, è la domenica che sancisce la via del girone di ritorno. Juve e Parma lottano gomito a gomito per il titolo. Sembra una normale domenica di calcio, ma non è così. Da Genova arrivano notizie terribili. Prima della partita, un tifoso rossoblù è stato accoltellato ed è morto. Domenica 29 gennaio, a Luigi Ferraris si affrontano Genoa e Milan. Sono le 13.30 con i tifosi che stanno affluendo regolarmente allo stadio. Non c'è tensione, i tifosi arrivano. Gente tranquilla, serena, era una bellissima giornata di sole. Mai avrei immaginato una cosa simile. Nel piazzale di fronte allo stadio, un gruppo di genoani viene aggredito da 30 tifosi milanisti. Sono stati accerchiati da un gruppo di presunti tifosi milanisti. Non avevano né sciarpe né bandiere. C'è stato lo scontro. Uno di loro, Simone Barbaglia, colpisce Vincenzo Spagnolo con 5 colpi. Vincenzo è stato raggiunto da alcune coltellate all'addome e al torace. E questo è il punto dove è stato accoltellato il giovane tifoso genuano. I medici dell'ospedale San Martino hanno tentato di salvarlo, non ce l'hanno fatta. Il referto parla di una profonda ferita alla regione pericardiale. Muore così un ragazzo di 24 anni, da tutti conosciuto come Claudio e soprannominato Spagna. Il padre ha continuato a ripetere: non si può morire a 24 anni per una partita. La stessa disperazione degli amici di Vincenzo, ragazzi con le sciarpe rosso-blu per la festa dello sport, e negli occhi l'incredulità di una morte assurda fuori da uno stadio di calcio. La gara ha regolare inizio, ma sugli spalti la notizia inizia a circolare. I tifosi, l'abbiamo sentito, chiedono la sospensione della partita. Hanno ammazzato un ragazzo, hanno ammazzato uno di noi. Signorini, adesso sentiamo il dialogo tra Beschini e Torino. Bloccare, bloccare questi lanci, in modo che ci sia la possibilità. Dopo qualche minuto di incertezza e di consultazioni frenetiche fra i dirigenti delle squadre, quelli delle istituzioni e l'arbitro, si decide che non è il caso di giocare. Credo che non era proprio opportuno continuare, perché queste cose veramente ti lasciano così, senza parole. Secondo me l'unico esempio che sono riusciti a dare almeno è non giocare la partita in segno di rispetto per questa persona. E ogni volta che ci sono dei problemi negli stadi bisognerebbe sospendere, non far giocare le partite. Ma non può essere questo il modo di combattere questi delinquenti, perché significa allora d'ora in avanti, durante la partita di calcio, può girare fuori la voce che c'è stato un morto e allora sospendono le partite, allora è finita. L'assassino viene individuato celermente all'alba del giorno dopo. Il calcio è sconvolto e decide una chiusura per lutto per la domenica successiva. Persino dal punto di vista industriale, economico, il calcio muore se non riesce a tenere a bada questa serie di cose. Certo. Quindi le due cose si dovrebbero unire. C'è bisogno di riflettere. Non si può continuare così, con domeniche vissute in un'atmosfera folle e criminale. Vincenzo Spagnolo non è il primo morto allo stadio. E purtroppo non sarà l'ultimo. La partita va un po' al di là di quello che è soltanto quello che succede sul campo, quindi conta molto anche il contorno, e quando il contorno è così brutto, così negativo e così drammatico e si trasforma in tragedia, anche a noi passa la voglia di giocare, è giusto smetterla e aspettare tempi migliori. È
È semplicemente impossibile credere che uno Stato che ha saputo vincere il terrorismo politico non riesca a sconfiggere i brigatisti del tifo, gli squadristi in nome della loro squadra. Voi siete disposti a dire ai tifosi smettetela, se no smettiamo noi? Sì, beh, penso proprio di sì. Di fronte a queste cose, a queste tragedie, non conta più niente. Tutto quello che fai viene a mancare, perché a un certo punto dici non ne vale più la pena. Il campionato è scosso dalla notizia della morte di Vincenzo Spagnolo e si ferma per una giornata. Uno stop doveroso, seguito domenica 12 febbraio dai messaggi letti dai capitani delle squadre che per l'occasione indossano la maglia degli avversari. Secondo me questi sono momenti che vanno vissuti nel modo giusto, ma ricordiamoci che la gente che fa violenza è sempre pericolosissima. Si riparte dunque per cancellare la ferita, ma non per dimenticare. La Juve va in campo sempre per vincere. È un rullo compressore la formazione bianconera. Dalla 19esima alla 24esima giornata mette in fila 5 vittorie e un pareggio. Suggestiva la vittoria contro la Samp a Marassi grazie ad un gol di Gianluca Vialli. 26 febbraio, a Genova contro i Blucerchiati, Gianluca sfodera muscoli e velocità, ara il campo con la delicatezza di una ruspa e segna la sua rete numero 11. Numero 9, testa rasata e fascia azzurra del capitano sul braccio sinistro. È lui l'immagine della Juve che sta dettando leggi in campionato. Contropiede, Vialli. Magic moment, segna il gol del 3-0. E il capolavoro è di Vialli, che con 106 gol in campionato si proietta a ridosso di un altro storico pelato, Schiavio. No, io non ero felice tanto per il modo in cui sono riuscito a segnare, quanto perché sentivo che poteva essere un gol importante, perché in quel momento, anche se eravamo in superiorità numerica, cominciavamo un po' a risentire della stanchezza e vedevamo che non riuscivamo a buttarla dentro nonostante ci provassimo in tutte le maniere, e quindi il gol è stato un po' come una liberazione. Il Parma prova a resistere. La squadra di Scala vince 3 partite consecutive prima di essere bloccata sul pari dalla Reggiana. Sull'1-0 per loro abbiamo cambiato un po' ritmo, marcia, e abbiamo fatto qualcosina in più, però direi che sostanzialmente è stata una brutta gara da parte nostra. Vanno forte gli emiliani, ma la Juventus viaggia ancora più spedita. Tanto che alla 24esima giornata sono salite a 6 le lunghezze di distacco. È un gruppo bello, un gruppo allegro e con molta umiltà. E così si può andare avanti sempre e vedere anche lo scudetto. Ridotta a 2 la lotta a scudetto, il campionato offre però una serie infinita di argomenti di grande interesse. Soprattutto per quel che succede all'Inter, dove è in atto una vera e propria rivoluzione societaria. Moratti, for presidente, lo slogan del giorno. Pellegrini non gode più dell'appoggio dei tifosi, che invece spingono forte un Moratti. Sul 2-0, non so cosa hanno gridato, Moratti non... Moratti for president. Moratti for president, cosa vuole? Così, insomma, vogliono qualche cambiamento. Se non cambiano i risultati, può darsi che qualcosa succeda. Le trattative sono sempre più serrate fino a quando il 18 febbraio viene annunciato ufficialmente l'acquisto della società da parte di Massimo Moratti. Per il bene dell'Inter l'unica soluzione è Moratti. Ritorneremo a vincere se arriva Moratti, va bene? Forza Moratti, risorge, fai risorgere la grande Inter. È la svolta. Dopo aver perso per 3-1 a Roma nell'ultima gara di Pellegrini presidente, cambia regime e torna a fare risultato, bloccando sullo 0-0 la Juventus e vincendo sul difficile campo di Bari. C'è tutto nell'Inter, adesso occorre pensare a fare una squadra degna di questo grandissimo entusiasmo che si è creato attorno a questo cambio di guardia alla guida della società. Confronto agli altri anni fa proprio schifo. Lei è milanista? Sì. Pensa che Berlusconi si può occupare contemporaneamente del governo e della squadra? No.
No. Dovrebbe lasciare. Certo. Cosa dovrebbe lasciare? Il governo. Ma noi dobbiamo vivere la giornata, non pensarci troppo, perché da quando non ci pensiamo stiamo andando molto, molto bene, quindi dobbiamo continuare così, poi vedere a marzo, aprile dove arriveremo. Quanti sono i marzi, aprili? Se riprendono vanno molto avanti che è pieno lo scudetto. Inter in rimonta, così come il Milan che ritrova il filo del gioco e dei risultati, grazie ai gol di Marco Simone. Oggi credo di non aver giocato una grandissima partita, però ho fatto 3 gol, quindi questo è lo strano del calcio. Gol pesanti, come la tripletta al Brescia, per un Milan che si riporta al terzo posto. E quest'oggi tutta la squadra ha risposto in pieno, evidentemente c'è voglia e determinazione per quello che dobbiamo fare ancora in campionato. Troppe donne che c'è state insieme. A Capello? Ma no, Capello è un ragazzo serio. Sì, la notte quanti dormono. Dietro ai rossoneri ci sono le due romane. Impressione il cammino della Lazio, che non conosce mezze misure. Forza Lazio! Dopo il poker al Milan, replica con il clamoroso 8-2 alla Fiorentina, con Pierluigi Casiraghi mattatore con 4 reti. Lo dice il risultato, oggi siamo stati veramente irresistibili, quindi al di là di tante considerazioni, 8-2 si commenta da solo. Si arriva così ad una 25esima giornata tutta da seguire. Riflettori puntati sugli anticipi. Juve e Parma impegnati in Coppa UEFA giocano il 1° aprile. I bianconeri sono ospiti del Milan, mentre gli emiliani sono attesi dalla Roma. Ravanelli più Vialli e la Juventus si conferma regina del campionato. Ingredienti negativi di un Milan che a San Siro comunque non vince più dal 2 ottobre. Vittoria doppia perché il Parma affonda a Roma per mano del solito Abel Balbo. Ma la Roma è in grandissima condizione atletica e poi oltre alla condizione atletica c'ha dei giocatori che stanno giocando molto bene, stiamo facendo gli schemi che vuole il mister, quindi cioè, io direi un complesso di cose, non soltanto una prestazione fisica. 9 punti di vantaggio della Juve quando mancano 10 turni. La matematica non può ancora dare risposte, ma i giochi per lo scudetto sembrano già fatti. Battere fino alla fine, non dar per scontato che il campionato sia già vinto dalla Juventus o dal Parma. Quindi questo è perseguire comunque una vittoria o di vittoria in vittoria, poi vediamo come va a finire. Lo pensano in tanti e quel che accade la giornata successiva sembra confermare il pensiero comune. La Juve perde il derby. E mi girano le scatole in una maniera incredibile che noi dobbiamo regalare sempre qualcosa a questa squadra. Per quale motivo? Ma per quale motivo? Non esiste. Ma perde anche il Parma in casa col Milan, che saluta il ritorno al gol dopo 2 anni di Lentini. Purtroppo paghiamo con un risultato negativo, una partita che in una giornata in cui anche la Juve si ferma. La 27esima giornata dice ancora Juve. Roby Baggio trascina la squadra alla vittoria sulla Reggiana, mentre il Parma fa 0-0 a Foggia e scivola a meno 11 dalla vetta, quando mancano 7 giornate all'epilogo. Questo Roberto Baggio può accompagnare questa squadra fino al traguardo dello scudetto. Sono molto contento soprattutto per lui, perché nelle ultime partite aveva ricevuto delle critiche abbastanza pesanti e invece oggi ha fatto vedere che è sulla via del ritorno, del completo recupero fisico e ha fatto delle cose molto belle, molto importanti. I colpi di scena però non sono ancora finiti e inaspettata giunge la sconfitta interna della Juve per mano del Padova. No, abbiamo vinto con la Lazio, col Milan, con l'Inter, con la Juventus, abbiamo fatto altri colpi, 11 vittorie abbiamo fatto e quindi di conseguenza credo che la squadra sta crescendo. Il Parma ne approfitta, surclassa l'Inter e si porta a meno 8. 3
Presidente, doveva succedere. Una prima volta c'è sempre, Presidente, però non finisce qui la sua Inter. No, no, ma io trovo che fosse sia anche giusto avere questo tipo di esperienza per me, soprattutto così imparo qualche cosa. Campionato ancora vivo, che vede il successo della Lazio nel derby. E in chiave salvezza l'importante vittoria della Cremonese nello scontro diretto con il Genoa. Io credo che ci deve essere uno spirito di reazione, perché altrimenti non siamo solo dei giocatori così così, siamo anche degli uomini così così. Tutto questo mentre il Brescia, con Adelio Moro che ha preso il posto dell'esonerato Maifredi, con 6 turni d'anticipo retrocede in Serie B. Sono gli anni destinati, che lo sai già prima come va a finire. Noi stiamo studiando la squadra per l'anno prossimo. Si riprende dunque da -8 quando il calendario propone la 29esima giornata. Il duello a distanza tra Juve e Parma è ancora una volta anticipato al sabato. Nel frattempo, la squadra bianconera è scossa dalla terribile notizia della morte di Andrea Fortunato. Non ce l'ha fatta il giovane terzino a vincere la malattia che lo aveva colpito un anno prima. È una Juve con il cuore gonfio, quella che va a Firenze il 29 aprile. Il 29 aprile 1995, la Juventus gioca sul campo di Firenze, città che non ama i colori bianconeri. Ma in questa circostanza le due tifoserie sono accomunate dal dolore per la prematura scomparsa di Andrea Fortunato. Il calvario di Andrea parte dall'anno precedente, quando in primavera si riscontra un suo calo fisico. Apparso ai più inspiegabile, tanto da causargli anche attriti con parte del pubblico. Alla fine del maggio 1994 gli viene diagnosticata una forma di leucemia linfoide acuta. Fortunato viene trasferito all'ospedale di Perugia e sottoposto a trapianto di midollo osseo. L'incubo sembra finire per il promettente terzino della Juventus, quando nella primavera successiva un'influenza colpisce Andrea, causandogli un improvviso abbassamento delle difese immunitarie. Caro Andrea, ti abbiamo voluto bene. Ti porteremo sempre nel nostro cuore. E tu da lassù aiutaci a non piangere, ma a vivere il tuo ricordo con la felicità di chi sa che averti conosciuto, anche se per poco, è stata una grande fortuna. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile 1995 arriva la notizia brutale. Andrea Fortunato si spegne all'età di 23 anni. Speriamo che in paradiso ci sia una squadra di calcio, così che tu possa continuare. Speriamo che in paradiso ci sia una squadra di calcio, così che tu possa continuare ad essere felice correndo dietro ad un pallone. Onore a te, fratello Andrea Fortunato. Con queste parole, Gianluca Vialli lo saluta a nome di tutta la Juventus il 26 aprile, giorno del suo funerale. A Salerno, sua città natale, ci sono migliaia di persone costernate nel vedere una vita così terribilmente troncata. Il suo affettuoso ricordo resta indelebile nella memoria di tutti gli sportivi italiani. Il campionato consuma un'altra tappa importante, si è giocato ieri con due avvenimenti come Juventus-Fiorentina e Parma-Brescia che fanno continuare il duello tra le due squadre, ma c'è stato anche oggi il verdetto che riguarda la Reggiana, che retrocessa aritmeticamente in Serie B, mentre il derby tra Genoa e Sampdoria ha visto la vittoria del Genoa. Ci si mette la Lazio di Zeman adesso a garantire altra suspense al campionato. La Juventus cade. La Juve ha giocato veramente un ottimo primo tempo, poi in un secondo non siamo riusciti un attimino a tamponare la loro offensiva, poi piano piano siamo usciti e abbiamo sfruttato al meglio le 3 occasioni che abbiamo avuto. Ma anche il Parma appare un po' in riserva e viene fermato sul pareggio dal Genoa.
ti ripeto, noi abbiamo il dovere e la volontà di crederci fino alla fine. È logico che diminuendo le partite diminuiscono anche le possibilità. Oggi potevamo fare un grosso passo in avanti, però in fin dei conti abbiamo pur sempre guadagnato un punto sulla Juve. Ed è proprio il Genoa ad ospitare la Juventus sabato 13 maggio, anticipo della 31esima giornata. Ma contro i bianconeri il fortino rossoblu regge solo per un tempo, poi la Juventus dilaga. Anche se bisogna andare un po' tranquilli, però penso che questo scudetto sia quasi cucito perfettamente. Vince anche il Parma con il primo gol in A del giovane Stefano Fiore e i punti rimangono 7. Ma sicuramente è un gran passo, come dicevi tu, perché non è da tutti giocare, passare da una Serie B a una finale di Coppa Europea. E si arriva così al tanto atteso scontro diretto, in calendario domenica 21 maggio al Delle Alpi. Lippi gioca con il tridente, scala punta su Zola e Asprilla e si affida ancora all'estro e alla freschezza di Fiore. Juve-Parma è il match scudetto. Ciao Zola! Ciao Filippini, che piace Parma! Poi nulla. Vita sbagliata. Il primo se li porta a casa. La strada per lo scudetto. Sta per avere inizio la ripresa e vi ricordiamo la situazione. La Juve è in vantaggio per 2-0, essendo passata all'11esimo con Ravanelli e avendo raddoppiato al 38esimo con Deschamps. In entrambe le occasioni l'assist è stato di Roberto Baggio. Molto bello il lancio in profondità che ha consentito a Ravanelli di siglare il gol di apertura. Così come molto bello è stato il colpo di tacco del capitano bianconero a favore del francese Deschamps, che da distanza ravvicinata ha potuto battere Bucci con un tiro che è terminato nell'angolo a mezza altezza alla destra dell'estremo difensore parmigiano. Siamo giunti al terzo minuto, ancora 2-0 per la Juve, la situazione linea Cucchi. E nulla di fatto, due opportunità però per la Sampdoria in pochi secondi, siamo sempre sullo 0-0 dopo due minuti di gioco all'Olimpico, linea Genoa. Siamo già al sesto minuto della ripresa alla Ferraris e il Genoa è sempre in vantaggio per 1-0 sul Foggia di Cremona. Cremonese che conduce per 2-0 grazie ai gol spettacolari messi a segno al 15esimo da Chiesa con un bel rasoterra di sinistro e al 20esimo da Milanese, che è stato abilissimo a calciare al volo dal limite dell'area con palla che si è infilata all'incrocio dei pali. Juventus-Parma. Vialli servito ancora una volta dallo splendido Roberto Baggio, che ha indovinato un passaggio in verticale assolutamente perfetto e pertanto al 20esimo delle Alpi 3-0 per la Juve Terolinea. 23esimo al Ferraris, Genoa 2, Foggia 0, il gol, il raddoppio dei rossoblu al 16esimo, pasticcio nella difesa del Foggia, immobile, incerta su un cross dalla destra, pallone che batte su un piede di Van Schip e finisce su quello di Scuravi. Quarto gol della Juve con Ravanelli al 24esimo, 4-0 per la Juve Terolini. Grande gol di Winter al 36esimo, Lazio in vantaggio, conclusione davvero splendida da parte dell'olandese della Lazio, Lazio in vantaggio sulla Sampdoria. Intervengo da Cremona, pochi istanti fa ha portato a 3 le reti la Cremonese, autore del gol Floriancis, al 48esimo della ripresa, Cremonese 3, Padova 0. È finita la partita di Marassi, il Genoa ha battuto il Foggia per 3-0. Era una vittoria fondamentale da ottenere, è stata raggiunta. Eh sì. Però abbiamo ancora due partite che sono, specialmente quella di domenica, quello che decide un po' il nostro destino, ecco. E nel frattempo finale anche all'Olimpico, dunque la Lazio batte la Sampdoria per 1-0 e grazie anche al risultato ottenuto dal Cagliari a San Siro, evidentemente questa sconfitta sarà molto pesante ai fini della classifica UEFA per la Samp. A te Provenzano. Dobbiamo fare 6 punti e basta, no? Inutile fare calcoli di altre cose. 6 punti dobbiamo fare, che non è facile. Sì, manca un minuto alla conclusione della partita. D'accordo, e allora omaggio alla signora sino alla conclusione, Sandro Ciotti per Juve Parma. La nuova classifica della Serie A, 2 giornate dalla conclusione del campionato, Juventus 70 punti, campione d'Italia ed è il 23esimo scudetto per la Juve. Penso che sia il coronamento di un anno, giustamente, la squadra ha fatto tanto, ha fatto bene, direi che non c'è nessuno che lo meritava di più e non ho assolutamente paura a dirlo.
Buonasera, è il giorno del 23° scudetto juventino. Battendo anche nettamente il Parma per 4-0, la Juventus si è aritmeticamente conquistato il suo 23° titolo di campione d'Italia. Più maturo come scudetto? Ma è diverso, non si può fare un confronto. Fare dediche è troppo facile, no? Campioni, 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 campioni. Bellissimo, è una giornata grandissima. Sono 10 a 2 dirtelo, sì. Sì, come no? Che ti viene da pensare? La prima cosa al fischio dell'arbitro, che hai pensato? Ma sono tante le cose, ovviamente sono felice per questa squadra, dei miei compagni, per chi ha lottato un anno per arrivare fino a qua. Possiamo dire che è la più bella della tua vita. Nell'attacco della Juve c'è un altro salonità, che è Fabrizio Ravanelli. Questa vittoria a tutti i sportivi della Juventus e soprattutto alla famiglia Fortunato, perché loro ne hanno bisogno. E poi vorrei dire una grande vittoria per l'avvocato, che non si aspettava una Juve così forte, come abbiamo dimostrato che questa volta siamo i più forti, anche se abbiamo lottato sempre con umiltà. E questa è la vittoria di Marcello Lippi e della società. Abbiamo Scala al telefono, che ti sente? Vuoi chiedere qualcosa a Scala? E poi facciamo... No, lo voglio ringraziare delle parole che mi ha detto subito dopo la partita. È stato, e mi sembrava sincero. Mi ha detto, siete stati i più forti, ve lo siete meritato. Ah, questo è da parte di Scala qualcosa da chiedere o da ricordare a no, Marcello Lippi? Io voglio solo ribadire quello che ho detto alla fine della partita, ero veramente sincero, lo sono anche in questo momento. Noi abbiamo vinto una coppa che ci appaga, che ci consola o che ci rende felici, però credo che appunto non ci siano dubbi su questa grande vittoria della Juventus, che è partita, come dicevo prima, in sordina, nessuno dava credito a questa squadra, poi via via è cresciuta e credo che alla fine i 10 punti o i 12 o i 15 che avrà alla fine del campionato siano meritati. Ravanelli, Deschamps, Vialli e ancora Ravanelli. Juventus batte Parma 4-0 e la festa per il ritorno allo scudetto della Juventus può avere inizio con una secchiata di acqua gelata lanciata da Gianluca Vialli al suo mister, il vero trionfatore della stagione. Allora Lippi, che caratteraccio questa Juventus? Eh sì, ha un gran carattere questa squadra, ma non ha solo carattere. Marcello Lippi dà la sensazione che la sua Juventus può aprire un ciclo perché ha preso il suo carattere, gli insegnamenti e la mentalità di un uomo tenace. Uno per tutti, tutto per uno, e questo è lo spirito vincente. Merito soprattutto Mister Lippi, dal primo giorno della preparazione ha detto che non c'erano lì, che non c'erano prime donne, dovevamo sudare tutti insieme. Al Via Regino, che in panchina sfoga la tensione concedendosi un sigaro, piace la consapevolezza maturata nel corso della stagione. La sua Juventus non era la più forte in partenza. Ma io, sai, per carattere mi piace partire con le luci spente e senza clamore. A scorrere i nomi della rosa non la si dava per favorita, ma si è dimostrata la migliore perché ha fortissimamente creduto nelle proprie potenzialità. C'è inutile che ci giriamo intorno, cerca di fare qualcosa di diverso, di voltare pagina, di cambiare, cerca di vincere. Superando di volta in volta problemi tattici e psicologici, infortuni, scetticismo. Torricelli e Ferrara squalificati, Carrera, Porrini e Jarni malconci. Ma Lippi è abituato alle emergenze e a ribaltare i pronostici dalla vigilia. Con il recupero pieno di un leader come Vialli, che sembrava un giocatore finito. E noi dovremmo lavorare insieme per trovare dentro
gli stimoli, perché il calcio oggi è talento, è fantasia, ma è soprattutto stimoli. La gestione sapiente del dualismo tra Baggio e Del Piero, la valorizzazione delle capacità tattiche di Paolo Sosa e l'esaltazione delle robuste qualità operaie di giocatori quali Carrera, Torricelli, Conte, Di Livio e Ravanelli. È l'attacco della Juve, c'è una grossa novità, è Fabrizio Ravanelli, amico del città. Lippi è il primo tecnico a capire che l'assegnazione di 3 punti a gara rappresenta una novità basilare che rivoluziona l'approccio e la gestione della gara. Sappiamo quanto siano difficili queste partite. In conclusione, la cosa che ha fatto più piacere a Lippi stasera? La vittoria, indubbiamente. Infine, da non trascurare, è l'attitudine al sacrificio ottenuta da parte di tutti. Il suo 4-3-3 è un modulo che chiede una disponibilità totale dei singoli, un dispendio di energie fisiche e nervose che possono esserci solo se tutti ne sono convinti. Con questo gruppo di giocatori io credo che potremmo avere delle possibilità alla fine del campionato di essere soddisfatti. Averci creduto fino in fondo, non aver mai rinunciato, neanche quando si sono verificate le assenze di alcuni capisaldi titolari, ha rappresentato il presupposto basilare sul quale edificare la grande impresa. A mio padre Salvatore ripugnava l'idea che potessi avere a che fare con la Juventus. Perdonami, papà, gli ho detto in ginocchio sulla tomba, ma è il mio sogno, la mia ambizione. Non voglio assolutamente ferirti, ma non posso dire di no. Non so se mi ha mai perdonato o se mai lo farà. Di sicuro ha visto dall'alto i frutti che ho raccolto. E questo mi rincuora. Al signor Bettega e al signor Moggi, non ci togliete il gioiello, per favore, non ce lo togliete. È una perla, è una perla! Mi pare che sia un coro unanime. Baggio deve restare alla Juventus. Fa festa il popolo bianconero e fa festa anche il Parma, che fino in fondo ha duellato con la Juve. Sono felicissimo perché ho visto la squadra tonica, concentrata, con la voglia di vincere questa partita che sembrava una partita di inizio campionato e non di fine campionato. Chiusa la pratica scudetto, l'attenzione si concentra sulla corsa per la salvezza e per l'Europa. La penultima giornata segna la condanna del Foggia, che pur aveva terminato il girone d'andata all'ottavo posto. È Zeman a dare la spallata finale alla sua creatura ed è l'ex Beppe Signori a segnare il gol decisivo. Ai tempi miei che si ricomincia di nuovo a puntare a qualcosa di importante. Piange il Foggia e ride la Cremonese, che con la vittoria sul campo del Bari raggiunge la matematica salvezza. I riti tribali si consumano in fretta. Il cuore di Domenico Luzzara, ideale senatore a vita del calcio grigio-rosso, trasmette solo tumulti di genuina felicità. Da presto vi inviterò per festeggiare che mangiamo bosse serre. Di questo equivale per te allo scudetto di una grande società? No, direi proprio a vincere la Coppa dei Campioni, direi per me. È una grossissima soddisfazione e la do volentieri alla mia città, perché lo merita, anche se non vengono a vedere le partite. A 90 minuti dalla fine trema il Genoa, la cui permanenza in A passa anche attraverso l'Inter. I nerazzurri infatti ospitano il Padova e devono assolutamente vincere per guadagnare la qualificazione alla UEFA. Marassi e San Siro sono questi due campi da batticuore. Alla fine dei primi tempi il Padova è salvissimo. Vince a Milano, mentre il Genoa pareggia. Cresceva però l'attesa tra i tifosi. La gente rimaneva lì sugli spalti ad ascoltare la radio. Il nervosismo era palpabile. Sino a quando la voce inconfondibile di Ciotti portava dentro allo stadio la notizia del gol vittoria dell'Inter. Va a battere Sosa il tiro della bandierina che spiove sul pilotale da gol. Per il Genoa lo spareggio salvezza diventava ora realtà. E il gol che vale una stagione, questo di Del Vecchio. Il treno per l'Europa è passato da San Siro alle 6:15 con vagoni di emozioni, di fortuna e di soldi.
L'Inter è riuscita a prenderlo. Il Padova è rimasto a terra con la prospettiva della roulette russa dello spareggio per la salvezza. Il 10 giugno la sorte dà una mano alla formazione di Sandriani, che dopo i calci di rigore rimane in A. Il Padova può davvero guardare con fiducia al futuro ed è tutto. È questo l'ultimo verdetto di un campionato che vede l'argentino Gabriel Batistuta capocannoniere con 26 reti. Bene, che vogliamo dire? Siamo arrivati in conclusione, che vogliamo dire, Nino? Non cantate i titoli mentre passano perché non è il karaoke e abbiamo finito. Sì, va bene. Hanno finito, loro hanno finito, io anche perché ho una fame porca e vorrei andare a mangiare. Non solo io, anche loro e quelli che sono a casa a dormire. Chiudi. Quindi a mangiare, a dormire, ma qua la domenica prossima alle 20:25, alle 22:25 la domenica sportiva. Lo scudetto torna dopo un'eternità sulle maglie della Juventus. E l'Italia impara a prendere confidenza con Marcello Lippi, un grande motivatore che riesce a ottenere spettacolo coniugando classe e muscoli. Nella stagione dei tre punti, le squadre votate all'attacco regalano ai tifosi gol strepitosi. L'incredibile diagonale al volo di Onorati, le rovesciate di Vialli o Del Piero che contro la Lazio inaugura quello che presto diventerà il suo sigillo di fabbrica. Un campionato caratterizzato da uomini carismatici. Vialli rapato a zero è l'immagine della grinta Juve. Mazzone che corre sotto la curva dopo il derby è l'emblema di chi ha appena acciuffato un sogno a lungo rincorso. Mentre Roberto Mancini, bandiera e monumento della Sampdoria, taglia un traguardo importante. La 500esima gara con la maglia blu cerchiata. Mentre il campionato italiano continua a lanciare sul palcoscenico giovani di grande interesse. Sono gli anni in cui la nazionale Under 21 monopolizza la scena a livello europeo e si capisce anche perché. Debuttano Pirlo, Protti, Toldo, Pessotto e Totti segna il primo gol. Una stagione segnata comunque da tanti eventi. Momenti di paura per la crisi cardiaca di Pioli. Momenti di follia per l'omicidio di Vincenzo Spagnolo. E momenti di enorme tristezza per la scomparsa di Andrea Fortunato. I primi gol da Cineteca di Del Piero. Lo spettacolo imprevedibile delle squadre di Zeman. La provincia sempre viva e la verve naif di Mazzone. Anche per questo, campionato, io ti amo.